come da titolo un punto d'oro perché detto in maniera semplice ci è andata di lusso. Ieri non bisognava assolutamente pareggiare, ma bensì bisognava perdere, perché la prestazione, sì, è vero, ci siamo difesi bene quando siamo rimasti in 10, però la prestazione tutto sommato è stata veramente deludente. Perché il Modena, ripeto, eravamo in 10, però ci ha tenuto a paletti. E con tutto rispetto, ma noi in teoria a livello di qualità dovevamo giocarcela in maniera più aperta, senza appunto rimanere dietro e chiuderci. È vero, perché sì, è stato così, per la poca furbizia di Emerson. La squadra è andata in difficoltà e è stata messa in difficoltà, però questo non vuol dire che devi lasciare, ad esempio, un vantaggiato da solo in attacco a non fare niente, perché non faceva niente. Ma io penso, non ho perché era lui, comunque c'era, non poteva fare nient'altro. E non puoi chiuderti e giocare in 5 dietro, cioè piuttosto, anche se, ripeto, in modo che teneva paletti, però secondo me la poteva, io mi riferisco per quanto le scelte, cioè per le scelte così ieri potevi gestirtela meglio la cosa e non c'era bisogno di metterti per forza dietro, che poi fra l'altro secondo me sì, magari potevi rischiare di far gol, ma allo stesso tempo potevi anche farlo te il gol se magari te la giocavi più a viso aperto, ecco. Diciamo che io uno dice, ma alla fine ha conquistato il pareggio, quindi tanto, cioè nonostante tutto ha conquistato il pareggio, quindi Gautieri non è che l'ha buttato tanto di fuori, invece sì, perché l'hai, diciamo, conquistato in maniera stra-mega fortunosa, perché meritava il Modena alla grande. E a parte il gol, che lo dico io da ignorante, magari poi trovo uno su YouTube che mi commenta, magari sa per filo e per segno il regolamento, mi dice guarda, ascolta, sbagli, però per quello che so io, perché è stato annullato il gol Modena? Cioè io sono da una parte di o meno male che è stato annullato, ma perché? Con cosa ha fatto, mi pare, Granosce? Per essere in fuorigioco e per dannare alla Lazio niente. E dico che questa volta lì, lo ridico e penso lo ridirò anche dopo, ci è andata in maniera stra-mega fortunosa. E quello che volevo dire era il fatto che, è vero, alla fine Gratieri l'ha azzeccata le cose, ma perché è stata solo fortuna? Bisognava, secondo me, attaccare di più, perché nonostante fossimo in 10, potevamo guardare noi al Modena se aggrediamo di più. E una cosa che non ho capito, anche se comunque questa volta meno male, tra virgolette, come si dice, mi ha sorpreso la prestazione di Janinic, e quindi meno male, Janinic poi alla fine, nonostante tutte le volte che l'ho criticato in maniera negativa, non ha giocato male, anzi forse penso sia stato, se non il migliore, uno dei meglio del Livorno, diciamo dei meglio, tra virgolette, ancora. Però no, se non ho capito il perché ha dovuto levare Siligardi. Cioè, ora lascia stare che comunque ha iniziato una partita, ha fatto qualche errorino, però io come, cioè io uno come Siligardi lo levo solo se è stremato o se magari tipo devo far giocare qualcuno quando manca un quarto d'ora e 20 minuti alla fine. Io Siligardi non l'avevo mai. Io. E questa scelta lì, che poi forse è stata anche azzeccata, perché ripeto, Janic non ha fatto assolutamente la partita, cioè, comunque è stata rischiosa, io non l'ho capita. Tuttora non la capisco perché abbia voluto rischiare così. E nonostante, come ho già detto, c'è andata di lusso, Modena meritava di più. E il problema è che te, squadra come Livorno, non puoi permetterti di patire così tanto, nonostante alla fine pareggiato, andando già contro il Modena. Anche se, mi dispiace dirlo, se le scelte dell'allenatore, le tattiche, le strategie, tutto quello che pare, insomma, le cose vengono usate, se no veste, la qualità del Livorno scende tanto, anche perché non penso che nessuno possa dire che il Livorno a livello di qualità sia una squadra che lotta in teoria per andare in Serie A, magari anche da playoff, che ieri ha fatto veramente schifo Livorno. Questo che volevo dire per sintetizzare un po' a tutto. E niente, mi dispiace veramente tanto perché comunque era fattibile come cosa, perché il Modena, nonostante fosse
fosse, anzi è una squadra che comunque ha un buon gioco, anche se secondo me ieri è stato comunque influenzato dall'espulsione di Emerson, cosa che fra l'altro mi fa girare abbastanza coglioni, perché comunque io non sto dicendo che era ingiusto dall'espulsione, eh? Non potevi essere come quella volta di Don Brugge col Frosinone, potevi essere un po' più come si può dire, tra virgolette, gentile, buono, dato che l'aveva ammonito 4 minuti prima. Magari è vero, era un fallo di ripartenza, ma era un fallettino sì come quello di Lambrughi, ma cioè sono falli accaduti, non era tipo a centro ampo erano due uomini e come si può dire poi rimaneva uno contro uno da solo, erano falli che comunque si poteva ripartire, ma a livelli estremi secondo me potevi almeno graziarlo almeno una volta dato che l'hai ammonito prima. Questo non è stato, comunque con questo non voglio dire che Emerson sia privo di colpe, anzi è stato un coglione, cioè se posso dire è stato un coglione a farsi a riammonire e farsi buttare fuori, perché? Perché ha messo in difficoltà poi tutta la squadra. E niente, ripeto, un punticino d'oro meritato secondo me, anzi scusate, decisamente immeritato, perché non ci si meritava nemmeno quel punto lì, perché se sia la punizione sia altre occasioni, tipo verso il finale non mi ricordo chi è che l'ha buttata alto sopra la traversa, sia sempre il secondo tempo, anche, non mi ricordo i giocatori del Modena, scusate, però quello che l'ha tirato un pezzettino sì fuori dalla porta, ha sferrato il palo, sì, il risultato sarebbe stato ben diverso. Quindi prestazione deludente, anche se secondo me influenzata dall'espulsione di Emerson, ma purtroppo ancora più influenzata dalle scelte di Gasieri, che ricordiamoci, quella cosa che io fossi, cioè se io fossi allenatore, per il minimo ci posso capire, io lo sto dicendo che alla di Giacomo, alla Zema, che niente attacca e basta, no, però nemmeno chiudersi così tanto. E poteva farci con le scelte diverse, non togliere i Siligagli nonostante poi come sono andate le cose, e magari essere un po' più offensivi. E altre cose, a me mi dispiace dirlo, è il fatto che noi non ci sia centrocampo. È l'ultima cosa per chiudere il video, non ci sarà assolutamente centrocampo, perché io spero, tra virgolette, che Luci sia sì, perché magari c'è sempre il bricio di paura per via dell'infortunio dell'anno scorso. Biagianti non capisco, boh. A parte che non è mai stato assolutamente ostante, il problema suo è che non è che gli ci fa magari tipo su 4 partite ne fa 3 buone e una schifosa, no, alla rovescia, ne fa una buona se va bene e 3 da roba da, vabbè, ti vuole essere volgare, roba da schifo. L'unico che ogni tanto ci salva, ma anche lui però è un po' troppo aggressivo e fa un po' troppi falli, è Moschera. E mi dispiace tanto perché Lucio e Biagianti, secondo me, se giocassero come stanno già, potrebbero, diciamo, avere tra virgolette la regia del centrocampo e del gioco. Gioco che comunque continua a mancare in maniera profonda. Addirittura una scena mi è rimasta impressa, è stata quando ripartenza contropiedi, a parte quella volta lì di McConney, che è andata gli Alenic. Usando in mezzo è stata, diciamo, finita da insomma, finita l'azione perché il difensore ci ha messo il corpo, non ricordo, a parte quella volta lì mi ero sempre con Jelenic, in questo momento potevi ripartire se non in contropiede quasi, Jelenic ha preso palla e non sapeva chi darla e non era la fine, cioè la squadra era, sembrava bollita, diciamo arrivava a primi dicembre si è bollita, è grave le cose, non c'è proprio gioco, i giocatori non fanno più movimento, non fanno niente e questa cosa mi preoccupa, mi preoccupa parecchio. E niente, via, detto questo, una cosa, l'ultima veramente, poi basta, smetto. Una cosa che volevo aggiungere è comunque che a me questo McCon terzino non mi dispiace affatto, perché è vero che a volte magari sbaglia e perde l'uomo, però secondo me se gli dà il tempo, dato che è giovane fra l'altro, gli dà il tempo di adattarsi e lo gestisci meglio, può diventare un buon terzino, anche perché comunque ha fatto, se non sbaglio, 2 partite da titolare, sia quella la scorsa volta contro il Perugia, sia questa qua, e non ha giocato assolutamente male. Secondo me può essere un buon terzino, nonostante lui, secondo me, è più propenso per essere un'ala che attacca, che spinge. Se metti caso, almeno ci avesse quel briciolo di Mekon, dico Mekon quello della Roma, ovvero che comunque difende, ma se stesso tempo attacca, sarebbe una grande giocata. Speriamo che magari possa diventare così, magari ora con Dio si forte, però per la serie B può diventare Mekon come quello della Roma, dato che almeno il cognome ce l'ha, o nome, non si capisce, ogni volta visti che hanno nomi a caso. E niente, comunque lo volevo dire, comunque mi sta abbastanza piacendo, anche se deve migliorare qualcosa. Questo è il mio compito. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Speriamo di rifarci, dato che
gioca a casa la prossima, scusatemi, non ho controllato, non mi ricordo, sì. Insomma, spendiamo subito la prossima partita e niente, vado a vedere quanto che si gioca e niente, dai, punticino d'oro, giustamente, no, ingiustamente meritato, guarda, mi sto confondendo, e niente, speriamo di rifarci subito la prossima. Ciao a tutti.